Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Elden Ring. Allora, stiamo seguendo praticamente la quest di Ranni e dovrebbero essere gli ultimi step. E per farlo, anche se l'ho specificato appunto l'episodio scorso, sto ovviamente seguendo una guida, Non ci sono io da solo, non ci sarei mai arrivato. Anche se da soli, però, perlomeno in parte, la maggior parte di questi step, di questa missione, li abbiamo fatti. Quindi per questo sono ampiamente soddisfatto. Ecco. Dunque, dobbiamo andare, per poter proseguire, nella grazia... Ecco, se non sbaglio, questa... Noxtella, città eterna. Noxtella, ecco. Sedere qua. Ecco, parla Ranni in miniatura. Dobbiamo continuare a parlarci fino a quando non esauriamo i dialoghi. Anche se, da quello che ho letto, dovrebbe essere un po' restia a parlare. Infatti, dobbiamo andare avanti. Insistere. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Ranni the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Ancora. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean, of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers. As a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers, and we have each been cursing the other since. The baleful shadows. Ah, finito. I turned my back on the baleful. Ok, pensavo che parlava di più. E infatti adesso non ho capito bene dove in realtà. Ma da queste parti, forse perché noi abbiamo già fatto, prima però del lago putrescente, dobbiamo uccidere l'ombra di Blade, che è quel lupo. Aspetta, vediamo se per caso, voglio essere sicuro. No, ok, lei è proprio finito, ok. Allora, proviamo ad andare un po' più avanti. Dovrebbe essere qui, insomma. Poi... qua siamo giù. Aspetta un attimo, qui siamo giù. Allora non è questa la zona. Ma lì c'è uno scrigno, ma... L'avevo aperto, sì. Sì, ok. No, non è qui. Torniamo qui. Allora facciamo la piedi. O meglio, non mi ricordo. Si può usare torrent? Fammi vedere, io ricontrollo. Voglio essere sicuro. Sì, ok, vabbè. Ciao, bambolina, così. Ah, no, non si può usare. Aspetta. Perché allora qua più avanti si andava, mi ricordo,
Andiamo magari avanti veloce. Vediamo. Non so se devo stare giù o su. Andiamo avanti veloce, veloce, veloce. Questi li abbiamo già sconfitti. Aia, aia. Via, via, via. Oh, oh. Magari secondo me sarà più avanti per logica. Adesso dobbiamo andare. Qui c'è la palla. Abbiamo la palla. Ok. Via. Anche qui ce n'è un'altra. Vediamo se riusciamo a evitarla. Proviamo ad andare lì. Ah, qua abbiamo... Ok. Posso evocare, ma non è un boss. Questo l'avevo già battuto. Aspetta. Fammi vedere qui. Ah, qui c'è. C'è lì, non vedo. Ah, c'è, ok. Eccola qui. Che lì c'era il boss. Perché purtroppo la guida non... no, ma qua non posso tornare su. Non ho... Sto step non l'ho ben capito, quindi... Qua c'era il seme d'oro. Qui da queste parti non mi pare. So appunto che devo battere il lupo in versione oscura. Forse dopo un ascensore, però mi sa che non è questo l'ascensore. Aspetta. Qui c'era un ascensore. A vedere. Sì, vediamo. C'è la grazia. Qui non c'è nessuno. A vedere bene. E se no vago un po' io, alla fine apparirà, eh. Ah, e se mi siedo... Aspetta. Mi dice dialoghi diversi se mi siedo qua. Ah, ecco. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal from an Aryan, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one. Kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget.
Eh sì, certo. Ok, mi sa che... forse abbiamo esaurito... Allora magari sarà qua avanti, guarda. Perché qua... eh sì, c'erano solo due... grazie prima della, del lago, quindi teoricamente qua ci abbiamo le ranocchie. Oh, è lui, è lui. Oh, okay, Shadow, eccolo. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. Drain thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Porca vacca. Aia. Ma... ok, ah, è proprio il suo fuoco, mizzica. Un po' come... pare che lo fa apposta. Guarda, guarda. Attacca dopo, maledetto. Cos'è che faccio io? Faccio così. Ecco, così ti prendo. No. Ah. Aspetta, e l'altro toglie di più, ma... ok. Was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Chiave del palazzo gettata. Ecco, questa chiave. Adesso la leggiamo. Apre un forziere che. Aspetta, sarà qui. Ecco. Chiave abbandonata da Rani, la principessa lunare, insieme alle sue stesse carni. Apre un forziere ereditato dalle principesse di Caria. Sembra che si trovi nella grande biblioteca di Raya Lucaria, insieme alla madre Renalla. Esatto, è proprio lì che dobbiamo andare. Allora, io faccio così, però, prima... vabbè, che forse... no, forse possiamo anche andarci diretti, dai. Dov'è che era? Renalla. Qua. Ok. Poi non ho mai usato il suo potere, diciamo. Sentiamo. Thou art thou now assured of thy want to be born anew? Estetica. Cosa vuol dire? Ah, ok. Ah, possiamo. Sì. Possiamo rifarci esteticamente e respeccare le abilità. Be not alarmed. Ma. Nor afeared. I would birth thee as a sweeting. Fair and fine. Io sto bene così. Allora, dove era sto forziere? Era forse questo? Sì. Anello della luna nera. Ok. Adesso con questo. Che andiamo comunque a leggere. Sarà qua, immagino. O immagino male. Immagino male. Non c'è. Anello. Non sto vedendo anelli. Non è un oggetto essenziale. Scusa, è un amuleto? Dimmi che è un amuleto.
vedo. Oh, è un oggetto non oggetto. Non so. Eh no, qui non c'è. Oh, io... No, qui no. Sarò cieco, probabilmente. Qua ci sono le chiavi. Ah no, eccolo, no, non lo vedevo io. Anello raffigurante, una plumbea luna piena, simbolo di un gelido voto. L'anello è stato affidato alla principessa Ranni per farne dono al suo consorte. Ranni è un'impiria e colui che la impalmerà otterrà un titolo di lord. All'interno è inciso un monito. Chiunque tu sia, non sottrarre l'anello a questo luogo, poiché la solitudine che aligna oltre la notte è mia soltanto. E questa ha perduto la sua freschezza e ora come un guscio vuoto, non dà segni di vita. Probabilmente era qui l'anima di Ranni. Adesso con questo, appunto, noi avremmo dovuto proseguire di qua per il lago, che abbiamo già fatto, battere Astel, che abbiamo già fatto, e quindi con questo anello non c'è più. Pensavo che andava rotta, però la barriera, vabbè, non c'era una barriera, qui non c'è più, e dovremmo sbucare qua sopra. Quella zona che io magari per un po' ho detto, ma come cavolo si raggiunge lì in alto? Non ci sono vortici, ma poi era troppo alto. Ok. Andiamo su. Madonna, è velocissimo adesso. Pozzo profondo di Einsel. Altare del chiaro di luna. Oh, mo qua dobbiamo andare, mi pare, in una cattedrale. Adesso non mi ricordo esattamente. Forse quella lì, non so. Questa qui, probabilmente questa qui. Però noi guardiamo in giro prima. Accendi. Qua si può evocare. Come si chiama qui? In realtà è il chiaro di luna, esatto. Qua ci si confonde un po' con la mappa. Ah, aspetta, prima di proseguire, che io poi me lo dimentico, torniamo un attimo alla tavola rotonda. Grazie. Che potenzio la tenna. La tenna la potenzio al massimo. Okay. Esatto. Oh, così abbiamo la tenna, secondo me. Ottimo spirito. Ok, qua ci manca. Possiamo potenziare questo. Quanto possiamo potenziare? E fammi vedere. Ma io poi potenzierei al massimo questo, direi, la lama blasfema, se riusciamo, se troviamo un'altra pietra da forgiatura funerea. Potenziamo... Ah, sì, dai, potenziamo questo. Ok. Ok, e qua siamo a posto, quindi torniamo... Torniamo qua. Ok. Ok, esploriamo in giro. Vediamo un po' se c'è qualcosa da vedere o c'è solo quella struttura. Oh. Ma questo è un drago. Sta dormendo. Adesso non più. Oh. Ma cosa sta mirando?
Un drago. Aspetta, fammi cambiare arma. No. Drago di scintipietra. Un po' a caso, infatti non l'ho preso. Volevo. Attenzione. No, no. Dai, vieni giù. No, vieni giù. È messo un po' male, eh. È messo un po' male. Aspetta. Venga giù. È un po' meno violentemente, però. Cioè, continuiamo così, va? Volevo provare a usare le fiamme nere, ma. Dai. Ah no, ho preso. Bene. Ok. Cuore di drago. Ok. Freccia. Ah, ma vabbè, non li battiamo tutti, va? Lasciamoli dormire. Sa che qua ci sono. È un po' pieno di draghi. Vabbè, sappiamo dove trovare i cuori, se non che ci servano. Qua stiamo andando. Ah, ok, verso questa struttura, va bene. Vediamo un po'. Ciao, mettiamo un segno lì. Un segno qui, che anche qui c'è qualcosa. Ah, una galera. Che luce blu, però. Galera eterna del capo. Yeah. Andiamo di fiamme nere subito. No, abbiamo tolto. Beh, insomma, sì, 3000. Ciao, è andata bene una volta. Ma mi ha ridotto la vita, attenzione. Aspetta, che arma ha? Bastardo. Alecto. Ah, mi ha ridotto la vita per un po'. Abbiamo vinto noi nello scontro, E continuiamo così. Vai. Bevo. Io continuo così, Vieni addosso, venimi addosso. Preso.
Bevo. No, aspetta che non ho più vigore. Perfetto. Ticche dei neri coltelli. Urca, quante rune. Ammazza. Quindi lui era il capo di questa confraternita dei neri coltelli. Aspetta, ah qui. E infatti al livello stesso dei yoga e gli altri. Ceneri leggendari, ha detto. Usale però, sì. La notte del complotto, Tiche l'assassina infuse nella sua lama il potere della runa della morte per uccidere Godwin Laureo. Era figlia del capo dei neri coltelli, Alecto, e morì proteggendo la madre durante la fuga dalla città reale. Ok. Ok, quindi qua abbiamo fatto. Qua c'è un vortice. Ma per dove, scusa? Ma... ah, per salire... Oddio. per avere una vista più panoramica, non so. Ma che strano, scusa, Cosa fa vedere? Non c'è nulla su cui salire. Cioè, non so. Oh, vabbè, facciamo così. Ecco. Allora, di qua però... ah, ci sono i cristalliani. Madonna. Pieno di cristalliani. Oh, oh. Oddio, me lo sono trovato davanti, aspetta. Madonna, aspetta. No. No, non riesco a muoverlo. Non riesco a prenderlo su torrent, aspetta. Attenzione. Merda, mi ha bloccato. L'ho preso. Madonna, non riesco a prendere neanche così, a dire la verità. Oh, dai che l'ho preso. Ma, ciao. Lì ci sono tre oggetti. Vabbè, adesso torniamo qui. Torniamo qui, forse... io vado un po' di culo con Torrent. Aspetti. Dov'è che sono? Ah, qui. Ok. Allora, teniamo l'altra arma. È un'aguglia quella lì, ok. I draghi lasciamo perdere, per favore. Amizia lì in basso. Oh, pensavo fosse così in basso. Ma è molto in basso. Allontaniamoci dal drago prima che ci faccia secchi. Ok. Ok, dammi le rune. Perfetto. Adesso miriamolo. O facciamo così.
Qua ci deve andare un po' di fortuna, perché se no... Ok, questo lo togliamo tantissimo con questo attacco. Ok, allora sì, va a posto. Era più semplice del previsto. Peta da forgiatura 7 per 3. E... ...8 per 3. Roba importante. E 7 per 3, abbiamo guadagnato un casino. Allora, dobbiamo andare più giù. C'è qualcosa? No, no. Qua si muore. Che bel campo. I fiorellini. Beh. Una grazia. Molto magica sta zona. Ok, qui altare meridionale. Oh, c'è un enigma. Cerca tre grandi bestie sagge. Ancora le tartarughe devo trovare. C'è il gatto che deve uscire. Un attimo. Dicevo, tre bestie sagge, sì, però devono essere luminose, immagino. Ah, poi aspetta, livelliamo, insomma, direi che mi sembra il caso di livellare e destrezza, sì, dai. Anzi, facciamo destrezza, poi cosa facciamo? Facciamo così. Facciamo che usiamo queste. Forse ce la facciamo. Ah. 7-3-9. Un altro livellino. Forse sì, vediamo. Esatto. Lo diamo a vita. Ok. Dicevamo. Dove saranno? Dove saranno? Saranno imboscate in maniera invisibile. Muglia di Chelona. Accendo magari. C'è un cristallo. Qui non so. Non credo siano queste, però c'è tre bestie sagge, qua è pieno tartarughe, però no, non sarà, no, non credo, ma no, saranno quelle blu, un po' forma di spirito, però fino a che punto mi devo spingere per trovarle? Qua
qua forse siamo... Beh, qua ci sono tartarughe, eh. Non so. Qua ce n'è un'altra. Ah, queste qualcosa mi dice che sono ben nascoste. Ma secondo me qua siamo anche un po' troppo lontani. Devo guardare effettivamente anche sugli alberi. Non c'è un balcone, no, eh. Ha tre grandi bestie sagge. Dice tre grandi, però. Tre grandi. Mi è sembrato di aver visto qualcosa, invece no. Tre tartarughe giganti. Vabbè, la prima me la poteva abbonare, però, giusto per capire cosa sto cercando. Cioè, nel senso, poteva farmela trovare abbastanza facilmente. C'è qualcosa? No. Oh, tre grandi bestie sagge, mi viene in mente solo la tartaruga. Ma grandi, grandi. Se no lasciamo un attimo da parte. Ah, qui ci sono le lumache. Lumache di cristallo. Fa vedere, qui si va di qua. Qua c'è un'altra altre strutture. Qui c'è un'altra. Questa ce la teniamo come struttura finale, direi. Facciamo così. Tac. 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 Sì, dai, ci penserò. Ci penserò al momento. Continuiamo a esplorare. Qua siamo decisamente troppo lontani, quindi boh. Qui ci sono i lupi. Sembrava ci fosse una caverna, invece no. Anche qui ci sono tartarughe. Guardale lì, ok. Allora sono... No, no, siamo... Cioè non c'è una distanza, ok. Cioè qua siamo lontani dall'aguglia. Quindi forse la zona è proprio tutta sta zona. Probabilmente. Mizzega. Morta subito. Cioè guarda che siamo lontani dall'aguglia. Qui
qui, aspetta. Non sì. Oh, una era qua. Beh, allora continuiamo. Ah, però qua non possiamo risalire, quindi possiamo solo scendere. Da qui. Hop. Oh. Quindi tre tartarughe giganti, va bene, abbiamo avuto la nostra conferma. Sono un po' difficili da non notare, però saranno ben imboscate, immagino. Ok. Allora sì, continuiamo a esplorare. Lasciamo per ultimo quasi l'aguglia lì. Allora qui. Rovine della tenuta lunare. Questo era quello super scatenato, sì. Madonna. Ok. Cogli oggetto. Con Convallaria spettrale 2. C'era solo lui? Sembra di sì. Ci sono. Ok. Ma qui è molto più strano. Cioè ci sono sti raggi blu in sta zona. Allora, di qua si prosegue. Ah, e si va. Allora, aspetta. Ah, lì c'è una caverna, va. E sarà un'uscita. Che da qua non ci si arriva. Non ci si entra. Qua ci abbiamo un orso. Oh. Chiave spada di pietra. Proviene dalla tenuta lunare. No, vabbè, sì. Va bene. Sì. No, c'era. Cavolo. Cos'è che ho sbloccato? Oh, madonna, ancora. Ho tolto tantissimo. Però anche lui. Ci ha fatto malissimo. Ah, ce n'è stata di marica, bene. Dov'è? Aspetta. Qua. Aspetta, però facciamo. Ah, proprio. Ok. No, dai. Non mi ha preso. Ok. Vai. Ma la chiave spada di pietra. Cosa ha sbloccato? Sembra. Ah, ecco, ok. Dicevo, sembra che ci sia qualcosa qui. E infatti. Ok.
Probabilmente la barriera qua ha sbloccato. Vediamo, gamba cellure a più 2. Questo è... Esatto, a più 2. Aumenta ampiamente i PA massimi da 207 a 229. No, ma ci teniamo quello che abbiamo, che ci potenzia per bene. Qualcosa mi dice che però sta zona è sempre notte. Ci fa vedere. E infatti vedi che è mattino. Cioè in teoria è mattino, però qui è sempre notte. Allora, di qua... Ok, qua torniamo... No, aspetta che qua mi confondo. Questo qua è giù. Ma è edizione a sta mappa, che non è chiara. Cioè non sono chiare bene le altezze. Allora qua mi fa evocare. Ah sì, siamo tornati qui. Rovine dei lunari. Chi è? Ah. Ah, qua ci sono fantasmini. Setta runica. Un'aura 9. Un po' di casino. Io prendo e passo. Sono pure le trappole. Non vedo altro. Quindi è rimasta... Aspetta. La chiesa lì. Qui non vedo altro. Qui si va giù. Fammi vedere se c'è il tartarugone, magari in qualche angolino. Qualche angolino un po' nascosto. A vedere. Qua c'è la galera più avanti. No, non vedo. Però ne abbiamo trovato solo uno. Non c'è, non vedo... Non vedo tartarugoni giganti. Draghi sì. Ah, lì dove siamo sbucati. Ma forse, guarda, secondo me le tartarughe che troviamo in giro potrebbero essere un indizio per dove si trovano i tartarugoni più grossi. Cioè, se ci sono tartarughe, allora magari c'è anche quello più grosso. Ok. Fammi vedere la mappa, scusa. Li abbiamo visti tutti qua. Rovine della tenuta lunare, ci manca proprio questa. E, vabbè, la guglia di Chelona, ma... Dobbiamo risolvere prima l'enigma, se no fa niente, andiamo alla struttura più grande e poi vediamo il tartarugoni.
I due che ci mancano li troveremo. Qui si può evocare. No, qui no. No, qui volevo controllare se per caso, ma no, è tutto. È bello luminoso il tartarugone, quindi si vedrebbe subito. Andiamo su. Eri quel drago che poi è sparito. Madonna. Ecco dove è andato a cacciarsi. Sì, qua evochiamo decisamente. Non avevo visto che era apparso il simbolo. Oh madonna, siamo qui, no? Aspetta. Qua. Allora, evochiamo direi la tenna, secondo me. Secondo me qui potrebbe andare bene. Esatto. Via. Scocca frecce. No, non mi dire che ha preso la povera la tenna. Vai, vai che cade. Dai, dai giù. No. Ah, ok. Ce l'ha con noi. Lei. Ah no, non ha preso la tenna. Ok, aveva la vita intera. Ok, pensavo di sì. Lama lunare di Adula. Adula. Ha tre cuori di drago ci ha dato addirittura. L'incantesimo. Intelligenza 32. Stregoneria di Adula o Adula, il drago di Scintipietra. Evoca un gelido spadone magico che sfera un ampio fendente che rilascia un affilato proiettile di ghiaccio. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente. Adula, divoratore di stregoni, fu sconfitto da Ragni e in seguito giurò fedeltà alla sua luna oscura. Ecco perché si trovava... Beh, la tenna è ancora lì. Qui c'è una grazia in fondo. Cattedrale di Manus Celes. Saccheggia di luce stellare. Quanti oggetti. Madonna, e sono pieno di luce stellare. Sì. Aspetta. Sto tutto inviando al deposito. È l'epicentro di... Ok. Cosa che faceva? Ricaricava i PA, mi pare.
Ah, ma lì si scende. Ah, prendi tutto, accendi. Siedo. Ok. Questa è... Ah sì, cattedrale, ok. Oh, ah, sì, posso livellare, non avevo guardato. Beh. E vita, vita, dai. Ok. Qui solo schegge. Pieno di schegge. Si dovrà andare qui, forse. Ok. Mi sono... Ok, mi sono buttato un po' alla cieca. Oh. Infila l'anello. Ah. Devi scegliere un altro dito, però c'è già uno lì. Oh. Ah. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Bene. Ah. Spadone della luna nera, attenzione. Arma leggendaria, mi sa, eh. Un po' gialla. E mi sa che così, sì, abbiamo concluso. E te pareva che non lo posso usare. Eh beh, intelligenza 38. Inizia, però chi è mago causa assideramento 55. Spadone della luna, donato da una regina di Caria al suo sposo per dare seguito a un'antica tradizione, uno degli armamenti leggendari. Il sigillo di Ranni rappresenta una luna piena, fredda e plumbea, e quest'arma non è che un raggio della sua luce. Abilità unica, spadone della luna. Solleva la spada per attingere al bagliore della luna nera. Potenzia gli attacchi magici per un periodo, infonde la lama di gelo. I colpi caricati generano un'esplosione di luce lunare. Non sembra male, però non possiamo neanche provarlo, perché comunque non lo sfrutteremmo appieno, quindi... Va bene. Adesso, praticamente abbiamo concluso la quest di Ranni e la possiamo rivedere praticamente al finale. Al finale, dopo aver battuto il boss finale, che non so quale sia, ecco, apparirà per terra il simbolo di evocazione di Ranni, la evochiamo e dovremmo sbloccare così un finale, non so quale, però... ecco. O meglio, probabilmente l'ho... Ah, no, non ce l'ho io. L'ho letto, non lo ricordo più, come al mio solito. No, perché appunto
diciamo, il mio cervello sa che sono informazioni sensibili, quindi diciamo le assimila ma poi le cancella per lasciarmi anche l'effetto sorpresa, no? È così, funziona così. E vabbè, e ecco qua, sbucchiamo. Ok, perfetto, mi fa molto piacere. Però a noi ci mancano due tartarughe, io vorrei trovarle prima di tornare sulla nostra strada. Praticamente una l'abbiamo trovata qua. Esatto. Per logica, cioè non so, l'altra magari è una l'avrei nascosta qua nei pressi, però non l'abbiamo vista. Non so. Proviamo andare qui, fare una strada inversa, non lo so. Qua in zona abbiamo guardato, ma a meno che non è invisibile e si diventa visibile solo se ci avviciniamo, non c'è. Ah, va che c'è un balcone, porca vacca. Se c'era un vortice, non penso sia qua dietro, non credo proprio, però non sono andato io. Comunque ha bisogno di spazio sta creatura. Adesso ci siamo incastrati qui, mi sa. Ok, no. Cavolo, un balcone c'è, però non c'è il vortice, quindi non posso sfruttare. No, niente, qua secondo me non c'è. Guardo anche giù, magari, non lo so, c'è una piattaforma, ma no. Quindi uno abbiamo trovato di là e andiamo dalla parte opposta. Non so proprio. Magari anche in un punto che abbiamo già visto, quindi. Qui niente. Vabbè, se no per non tediarvi oltre. Che è qui? Aspetta. Ah no. Lo cerco magari, anzi li cerco magari io. Qua c'è, il respiro del drago là in alto, sì. Sta dormendo. Ok, vabbè, dai, lo cerco io e ci rivediamo al momento opportuno. Oh, Mitzega, è 3 ore che lo cerco. Ma come lo prendo? Aspetta. Così, non riesco a mirarlo, però. Ah, ok. Come il sigillo si è aperto? Io ne ho prese 2. E diceva 3 bestie sagge. Questa è la seconda. Scusa, mi prendi in giro? Vabbè, ok. Guglia di Chelona, vediamo se la fatica ne è valsa la pena. Qualcosa mi dice di no. Però vabbè, ci sarà magari una magia o un qualcosa che non ci interesserà, ma che entrerà solo nella nostra collezione. Basta, ecco qua il balcone, potevo entrare da qua dentro. Invece no, la fanno complicata. Beh, è simile forse alla guglia di Ranni.
C'è pure l'ascensore. Luna nera di Ranni. C'era una magia, ma figurati, non Mizzega. Intelligenza 68. Sì, però io mi metterei solo appunto intelligenza, al massimo, solo per vedere com'è. Materializza una luna gelida e oscura per scagliarla contro i nemici. Leggendaria stregoneria, simbolo della regina di Caria. Sfrutta l'esecutore come ricettacolo per manifestare una luna gelida e oscura da scagliare contro i nemici. La luna oscura dissolve ogni stregoneria che la tocchi e riduce temporaneamente la resistenza ai danni magici di chiunque ne venga a contatto. Fu la giovane Ranni, guidata per mano di sua madre Renalla, a trovare questa luna. Una visione di gelo e tenebra ammantata di misteri occulti. Cioè io la vorrei, cioè vorrei solo provarla per vedere com'è, ma non posso, cioè dovrei, cioè potrei farlo, nel senso vado da Renalla, mi metto appunto intelligenza 50.000, provo tutte le magie e poi mi rimetto come ero prima, ma francamente non mi va molto di farlo. Vabbè, immagino sia molto forte, essendo leggendaria. Va bene, quindi qui abbiamo concluso, abbiamo esplorato anche sta zona. Torniamo un attimo alla tavola rotonda, giusto per vedere se insomma c'è qualcosa di nuovo, posso potenziare qualcosa, eccetera. Un'occhiatina. Giro, ma... ma sbaglio? O sono in putrefazione? Tocca due dita. Estasi? Ah. Boh. Mi sembra in putrefazione, però, no, niente. No, qui nulla. C'è qualcosa di nuovo? Schinieri da veterano. Ah, presagio implacabile. Ah, sì, l'ho presa. Sì, sì, sì. Corazza da veterano. Ah, è quella di Nial. Vecchia corazza forgiata da 1000 battaglie. Indossata da Nial, generale veterano di Sol. Nial era un sopravvissuto che controllava gli spiriti per difendere il suo signore da tempo defunto. Incapace di morire, l'anziano generale non aveva più un posto al mondo. Basta, non da... no, una corazza, se, diciamo, semplice, se, ma non da particolari effetti. Vabbè. Ok, sì, ciao. E vediamo qui. Ah, qui devo dare, penso, un globo. Ok, così forse mi fa comprare esatto, pietra della forgiatura funerea 6. Va bene. No, qui ok. Qui c'era nessuno perché quello è morto. Questo chino sulla scrivania. No, niente. Allora andiamo a vedere se possiamo potenziarci, ma io non penso che potenzio altri spiriti, tanto a meno che non c'è quello spirito, eh no. Ma non ho provato questo, però... Amici, aspetta. Ah no, questo è vero che consumava la vita, è vero, è vero, è vero, ok. No, ma starei così. Posso potenziare qualcosa secondo... ah, questo sì. Posso potenziarlo ulteriormente. Ma il resto io...
alla fine con gli artigli mi sono fermato, praticamente non li sto più usando, secondo me non ne avremo più tanto bisogno. Dai, potenzio questo, ancora. Fin dove posso arrivare? Aspetta, forgiatura 8. Vabbè. Ok. Tu abbracci ancora o un po' che... No. Non voglio essere abbracciato, grazie. Basta allora. Sì. Allora direi che possiamo riprendere dove ci eravamo interrotti. Cioè, dai, da qui.